Buongiorno e bentornati a tutti sulle lezioni di marketing. In questo caso ci soffermiamo su una lezione, un'unità formativa denominata Sales Promotion, abbastanza articolata, quindi è facile che faremo più video proprio per cercare di rispondere in maniera semplice a tutti i dubbi e alle domande e nello stesso tempo rendere più lineare il discorso in modo tale da poter facilitare l'apprendimento. Quindi oggi parliamo appunto di sales promotion. Se ci ricordiamo, nella scorsa lezione del 4P del marketing abbiamo detto che sono prezzo, prodotto, promozione e distribuzione. E all'interno della promozione abbiamo notato che c'è la vendita diretta, la pubblicità, le sales promotion e le pubbliche relazioni. Ora, togliendo le pubbliche relazioni, la vendita diretta e la pubblicità, ci rimane da studiare appunto le sales promotion. Vediamo come le definisce l'associazione di marketing americana o American Marketing Association, che ci dà una definizione un po' fumosa, un po' difficile da decifrare e anche abbastanza lunga ed articolata, però la leggiamo assieme e la commentiamo. Attività di marketing, quindi dice le sales promotion sono due punti: attività di marketing con esclusione della vendita diretta, della pubblicità e delle pubbliche relazioni che stimolano gli acquisti del consumatore e l'efficienza del dettagliante, come allestimenti vetrine, esposizioni, dimostrazioni, ogni tipo di sforzo di vendita che esuli dalla normale routine. Allora, la definizione appunto ci dice le sales promotion sostanzialmente sono ciò che rimane togliendo vendita diretta, pubblicità e pubbliche relazioni. In più ci dice devono stimolare gli acquisti, quindi accelerare gli acquisti e si utilizza qualsiasi soluzione, basta che aumenti lo sforzo della vendita e questo cosa capiti al di fuori della routine, cioè della normale situazione di vendita. A questo proposito, quindi, è vero, è generica, ma già ci dà una prima definizione di che cosa sono queste sales promotion. A questo punto vi propongo una definizione che è più sintetica e più pratica, anche perché ricordo il nostro corso di marketing è sempre rivolto alla pratica. E quindi andiamo a vedere questa definizione che trovate sempre nelle slide. Vi ricordo di andare a guardare le slide che trovate nella sezione dell'unità formativa che si intitola proprio Sales Promotion all'interno di Classroom, ovviamente nella materia di marketing, e andiamo a leggerci finalmente questa definizione sintetica ma precisa. Le sales promotion sono uno strumento di marketing destinato a creare una relazione immediata, con l'utilizzo di incentivi speciali. Allora, qui scopriamo una prima situazione molto importante per noi che fino ad adesso non avevamo mai suddiviso se non a livello teorico nella prima lezione. Che cos'è il marketing strategico e da che cos'è il marketing operativo? In particolare, le sales promotion fanno parte del marketing operativo e quindi sono un insieme di strumenti, un po' come per tutti voi ragazzi, avere l'astuccio con all'interno i vari colori, le varie penne, eccetera, 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 che vi permettono di svolgere un'attività e quindi sono strumenti che l'operatore di marketing, in questo caso, utilizza le sales promotion, che è appunto uno degli strumenti, per aumentare i volumi di vendita e nello stesso tempo, soprattutto, far contento il consumatore. E
Vi sottolineavo relazione immediata perché il concetto è che è uno strumento che deve dare risultati immediati nel breve periodo e devono esserci l'utilizzo di incentivi speciali che possono essere banalmente la riduzione di costo, della vendita, ad esempio, di questa penna. Se oggi decido di vendere la penna che normalmente costa 10 euro a 5, molto probabilmente troverò dei consumatori che sono più attenti al prezzo e quindi vorranno comprare questa penna a 5 euro e non a 10. Quindi nel breve periodo io avrò subito un aumento delle vendite. Ok? Caratteristiche basilari delle sales promotion. Strumento di marketing. Quindi è uno dei tante penne e colori che abbiamo nel nostro astuccio che si chiama marketing. Dare risultati immediati e deve esserci l'eccezionalità dell'offerta. L'eccezionalità dell'offerta la vediamo subito, in quanto, lo ricordo, è una delle situazioni che si connette all'altra P del marketing. Stiamo vedendo le promozioni, ricordo che nell'altra lezione c'era tra le 4P anche il prezzo e quindi ovviamente se facciamo l'esempio che dicevamo prima, abbasso il costo di questa penna da 5 a 3 euro, è ovvio che aumenterà l'idea di questo incentivo e la voglia di comprare questa penna, ma dall'altra parte non può essere un costo ribassato per mesi e mesi. Perché? Perché potremmo avere situazioni di problematiche interne all'azienda, ad esempio nel pagamento dei fattori produttivi, che dicevamo l'altra volta, quindi delle varie componenti della penna, o comunque crisi, ad esempio, di liquidità, di flussi di cassa, di soldi che entrano nella nostra azienda. Perché? Perché abbiamo ribassato di molto magari il prezzo di vendita del nostro unico oggetto che produciamo. Ok? Le attività di comunicazione e i tempi di reazione sono fondamentali queste perché dobbiamo capire se dobbiamo intervenire subito oppure abbiamo bisogno di un tempo maggiore per avere i risultati. E quindi abbiamo l'advertising, cioè l'intero mondo della pubblicità, che ha tempi medi, per cui facciamo una pubblicità oggi e magari avremo un cliente, ingaggeremo un cliente magari tra un paio di mesi. Le sales promotion invece hanno tempi brevissimi. Il concetto qual è? Ti faccio la promozione sulla penna, ma solo e soltanto per oggi, un po' come fa Giorgio Mastrotta quando vi propone i materassi della Hemiflex oppure il prodotto che sta promuovendo. Ok, Mastrotta vi dice solo e soltanto per questa settimana, solo e soltanto per questo mese, solo e soltanto per oggi avete il materasso Hemiflex più la coperta, il cuscino e quant'altro vi propone. Ok? Siamo in questa situazione. La sales promotion è qualcosa da cogliere all'istante. Poi abbiamo il direct marketing, cioè il marketing diretto che ha tempi anch'essi brevi, e cioè tutte le soluzioni per cui io vado ad incentivare l'acquisto di un dato prodotto o servizio che non sia meramente le sales promotion, quindi situazioni in cui c'è la promozione o c'è l'offerta. Ok? Public relation invece hanno tempi lunghi. Le pubbliche relazioni, o come abbiamo detto simpaticamente la scorsa volta, pranzi e ricevimenti, sono lunghe, sono cose che vanno a impattare nel lungo periodo. Magari fai una conferenza stampa, ma la cosa, prima che ha la risonanza giusta, prima che il prodotto prenda piede, nelle case dei nostri consumatori, ci vorrà magari molto e molto tempo. E infine le sponsor, le sponsorizzazioni o sponsorship, dove fondamentalmente ci troviamo nella situazione per cui i tempi sono addirittura ancora più lunghi, per cui è più una questione di immagine, di potere dell'azienda verso il sostegno e la capacità di aiutare. Possono essere diverse attività, diverse
forme di sponsorizzazione, ma sostanzialmente il concetto qual è? L'azienda lo fa per crescere, far crescere il suo brand, la sua immagine aziendale, ok? Perché l'offerta deve avere un carattere eccezionale. Perché una promozione troppo ripetuta o eccessivamente protratta nel tempo può causare assuefazione e cessare di interessare i destinatari. L'eccezionalità, l'eccezione deve essere assolutamente di breve, brevissimo tempo. Cosa vuol dire? Una promozione che vede questa penna che da 10 euro scende a 5 euro e vale per un anno, il cliente, il consumatore può aspettare fino all'ultimo giorno dell'anno per prendere questa penna, o ancora aspetterà situazioni a livello psicologico, aspetterà situazioni in cui la penna da 10 è già passata a 5 ma potrebbe scendere ancora di prezzo, e questo momento di aspettare, quindi psicologicamente il consumatore a livello psicologico pensa: beh, se l'hanno abbassata a 5 prima o poi scenderà a 3, ecco che non fa scattare il meccanismo per cui lui apre il portafoglio e compra la penna, e quindi io con la mia promozione troppo allungata non porto a casa il risultato di aumentare il fatturato dell'azienda, quindi gli introiti dell'azienda. Il piano di sales promotion è una fondamentale perché ci permette di scandire le tempistiche e quali sono i risultati che vogliamo raggiungere. Quindi una premessa che è legata ad avere un'analisi della situazione e i motivi che hanno portato ad attivare la sales promotion. Il prodotto è troppo caro, il prodotto non viene ricercato dal consumatore, il prodotto non rispecchia ciò che sta cercando il consumatore, però ormai abbiamo fatto un investimento e quindi abbiamo necessità di rientrare di questo investimento. Poi abbiamo bisogno della definizione del o dei target, e ricordo che target è il nostro pubblico di riferimento. Io voglio raggiungere il pubblico di riferimento che intendiamo raggiungere, ok? La definizione degli obiettivi dell'azione promozionale. Qual è l'obiettivo principale? Aumentare il fatturato? Aumentare la vendita di queste penne che in questo momento non stanno andando, ma la sua versione rossa invece sta avendo grande successo? La strategia, cioè la o le tecniche promozionali proposte, e questo lo vedremo più avanti. I costi indicativi del progetto. Perché costi indicativi del progetto? Perché ovviamente se io abbasso il costo della mia penna da 10 a 8, quei 2 euro che vado a perdere devo trovare il modo di pianificarli nella loro perdita e cercare con l'aumento dei volumi di vendita di rimpicciolire il più possibile questi 2 euro di perdita. Comprensivi, ovviamente i calcoli devono essere fatti comprensivi delle eventuali tasse, e poi una timetable, cioè una linea del tempo che mi dice come si svilupperà la nostra sales promotion. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non potremo avere in un grafico cartesiano una linea parallela all'asse delle ascisse, perché non è così. Le sales promotion invece hanno una curva sinusoidale, cioè tradotto una curva che mi porta all'attivazione delle sales promotion e quindi agli aumenti dei volumi di vendita fino a un picco e poi una ridiscesa. Perché? Perché ovviamente finita la modalità di promozione quel prodotto torna a prezzo in pieno e quindi c'è una diminuzione delle vendite. Ok, qui ci fermiamo, che era tra l'altro anche la situazione in cui vi avevo lasciato per lo studio da soli, e ci rivediamo nella seconda parte di questa lezione.